Paolo, apostolo non da parte di uomini, né per mezzo di uomo, ma per mezzo di Gesù Cristo e di Dio Padre nostro che lo ha resuscitato dai morti, e tutti i fratelli che sono con me, alle chiese della Galazia. Grazie a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo, che ha dato se stesso per i nostri peccati al fine di strapparci da questo mondo malvagio, secondo la volontà di Dio e Padre nostro, al quale sia gloria nei secoli dei secoli. Amen. Siamo all'ottava puntata del nostro viaggio itinerario di scoperta dell'Apostolo Paolo e ci stiamo approdando corposamente nelle lettere di Paolo, le stiamo leggendo, riascoltando, e questo modo di presentarla è un invito poi a fare questa esperienza con una affermazione di base che Paolo è impegnativo e difficile, come ricorda Pietro nella seconda lettera, però è accessibile, perché è un pensatore coerente. Una volta trovato le chiavi di lettura della sua personalità, su alcune cose abbiamo particolarmente insistito e oggi, seguendo un itinerario che è sufficientemente approvato dalla Chiesa fin dalle origini e anche dagli esigeti, subito dopo la lettera ai Corinzi, la prima e la seconda, va collocata la lettera ai Galati. Ai cristiani della Galazia, che è quella regione che si trova nel centro della Turchia, dove Paolo con Barnaba è passato almeno due volte nella predicazione, dove ha fondato delle comunità. Il racconto viene fatto negli Atti degli Apostoli, un racconto molto suggestivo, sono popolazioni naturalmente legate all'ellenismo, ma anche caratteristiche etnologie etniche del luogo, dell'Anatolia e così via. Ricordo i nomi di alcuni luoghi dove Paolo è arrivato con Barnaba, sempre con quell'ottica della visita alle sinagoghe nelle minoranze ebraiche e poi la diffusione del messaggio ai pagani. Ricordo Antiochia di Pisidia, ricordo Iconio, Derbe, l'Istra, dove gli apostoli hanno dato prova e dove sono ritornati. Allora, questa lettera ai Galati, scritta naturalmente in greco, forse è quella che più di tutte esprime la personalità di San Paolo, perché è una lettera concisa. Voi ricordate i numeri della prima ai Corinzi e la seconda, con i numerosi capitoli. Qui siamo a sei capitoli e c'è un tema. Questo tema è un tema forte per Paolo, l'abbiamo già trovato, quindi chi legge Paolo è soggetto alle ripetizioni, però vale il principio che ritorna su questo tema con una, a mio avviso, un maggior grado di penetrazione. E questa lettera poi subirà uno sviluppo tematico molto forte e significativo nella lettera ai Romani, per cui troviamo in questa lettera quella impostazione che poi verrà sviluppata in quel trattato poderoso in cui Paolo si inarca dal punto di vista culturale e spirituale, che è la lettera ai Romani, lettera credenziale con cui si presenta alla comunità dei cristiani di Roma. Allora, con la lettera ai Galati può essere stata spedita o da Corinto per qualcuno, per altri da Efeso o da qualche altro luogo della Grecia, siamo intorno al 54, 55, 56. Ecco, quindi questa è un po' la datazione, quindi subito dopo le lettere ai Corinzi. E qual è il tema? Il tema è questo: Paolo ha annunciato il Vangelo. I Galati sono stati visitati da alcuni ebrei cristiani che hanno preteso di mettere ancora una volta, è lo stesso tema, la circoncisione come presupposto, la circoncisione e l'osservanza della legge di Mosè come necessità per poter essere dei cristiani. Mi meraviglio che così in fretta, da colui che vi ha chiamati con la grazia di Cristo, voi passiate un altro Vangelo. Però non ce n'è un altro, se non che vi sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire il Vangelo di Cristo. Ma se anche noi stessi
oppure un angelo dal cielo vi annunciasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunciato, sia anatema. Quindi Cristo insieme con Mosè, la circoncisione e la legge. E le leggi poi, perché dalle altre lettere abbiamo già visto, sappiamo che poi questa mentalità in cui si perde l'unico principio, ecco, questo è il tema, viene poi abitata da tutte quelle angelogie e le fasi lunari, i cibi che si devono mangiare. Cioè subentra, guardate che questa vicenda è emblematica, perché in altro modo è continuato questa mentalità di perdere di vista l'unico principio, è un po' un leitmotiv nella storia della Chiesa. Tanto è vero che il Concilio Vaticano II ha ribadito il concetto, la verità fondamentale, che non è una verità dell'intelligenza, è una verità dell'intelligenza perché è una realtà della vita. Qual è questo principio? Beh, il Vangelo è Gesù Cristo. Non ce n'è un altro. Per cui la lettera è impostata su questo. In diverso modo Paolo tratta questo argomento e diciamo che ha anche un'altra caratteristica, che sebbene anche le altre lettere l'abbiamo visto, io ho fatto anche buona critica a questo, presentano una certa penetrazione psicologica del personaggio Paolo, si esprime, però la carica affettiva di coscienza psicologica essenziale di cos'è la vita cristiana, ecco, Cristo e la vita cristiana, in questo testo viene caricato in maniera particolare, molto incisivo. Ecco, io lo trovo un testo fondamentale, naturalmente insieme con gli altri, vedete che siamo sempre non alla preferenza del supermercato. A me piace questo, piace quello, la lettura va fatta tutta, la vita va capita tutta e così via. Però nella comprensione di San Paolo, senz'altro ci troviamo di fronte a un approfondimento notevole. Quindi questi sei capitoli trattano questo argomento. I Galati, che lui chiama stolti, erano partiti bene e stanno viaggiando male. Li corregge con molta precisione, ma li corregge non presentando un suo gusto personale, ripresentando il Vangelo. Allora qui c'è una formula che Paolo usa, però prima di addentrarmi in questo vorrei sottolineare che il tema è già enunciato nella introduzione, perché Paolo, rispetto ad altri testi, comincia così, dice che la missione, vado a leggere il testo, perché Paolo apostolo non da parte di uomini, cioè non è stato scelto, ascolta tu farai questo, quest'altro. Dopo ci sarà un momento in cui con Pietro a Gerusalemme si mettono d'accordo di andare uno dai pagani, l'altro dai giudei, sebbene poi leggendo gli Atti degli Apostoli il primo che va con i pagani, siamo all'inizio degli Atti, è Pietro, che va da Cornelio e così via. E Paolo tutte le volte che va a predicare negli Atti comincia con gli ebrei. Quindi vanno letti i testi praticamente per evitare facili soluzioni comode, è così e basta e non si ragiona più, non si legge più. Ecco, quindi però attenzione, lo ripeto, rileggo, vado a rileggere proprio perché non voglio parafrasare troppo eccessivamente e sovrapporre il mio punto di vista linguistico. Paolo, apostolo, non da parte di uomini, ma per mezzo di uomini, ma per mezzo di Gesù Cristo e di Dio Padre che l'ha risuscitato dai morti. Quindi Paolo rivendica che il Vangelo, attenzione, lo ha già detto con i Corinti, vi ricordate, che il Vangelo lui l'ha ricevuto direttamente da Gesù Cristo. Poi qui spiegherà, andrà a Gerusalemme per verificare che sia il Vangelo e la troverà con Pietro, Giacomo e persone autorevoli, per le quali però Paolo non fa molto conto, perché è preoccupato indubbiamente della comunione con Pietro. Quindi Paolo ha capito bene come funziona la Chiesa e chi lo vuol vedere alternativo sbaglia indirizzo. Ci sono purtroppo delle formazioni ecclesiali che dicono voi siete petrini, noi siamo paolini, noi siamo legati a Giacomo, ma queste cose no, con la rivelazione, no, con Gesù Cristo non valgono proprio niente, non servono a nulla, sono divisioni inutili, la Chiesa è una sola. Ecco, quindi
Paolo rivendica il fatto che la missione l'ha ricevuta direttamente da Gesù. Ricordate che anche in alcuni punti, come per esempio l'istituzione dell'Eucarestia, vi ricordate la prima lettera ai Corinzi, lui dice di riferire ciò che ha ricevuto dal Signore. Mentre in altri casi, quando parla della resurrezione, vi trasmetto quello che anch'io ho ricevuto, che Cristo è morto e risorto. Però alla fine è apparso anche a me che sono un aborto, come un aborto. Cioè, volevo dire, guardate che queste sfumature però danno una visione più corposa, più densa, più anche apparentemente problematica, ma più ricca, più vera della situazione in cui ci troviamo. E qui comincia con un'invettiva. Questa invettiva consiste nel fatto che hanno sostituito Cristo con altre formule. Cioè Cristo non è più l'unico. E Paolo qui va giù proprio direttamente, no? Perché questo è il grande tema che ritorna nella lettera ai Romani, citando il profeta, cioè il giusto vive per la sua fede. E quindi ci si salva perché nella fede accettiamo, senti, la grazia di Dio che ci salva. Quindi la salvezza è un dono di Dio. Mentre la pratica della legge instaura sia la colpa, o perché devi osservarla, se non lo osservi sbagli e devi pagare. Instaura un do ut des, e poi rende schiavi la legge. Naturalmente uno dice, ma allora Paolo ha una visione negativa del Vecchio Testamento. No, a un certo punto nel ragionamento di Paolo risalterà che la legge è come un pedagogo. Il pedagogo serve al bambino per farlo crescere, quando il bambino è cresciuto lo lascia libero. Uno dice, beh certo, allora la libertà uno fa quello che vuole. Qui siamo nella contemporaneità, 2000 anni passati per nulla. No, dice Paolo, perché chi è libero vive nello spirito, che è molto più esigente della carne. E quindi la libertà non è il permesso di fare quello che vuoi, ma è il presupposto per incontrare la grazia di Dio, lo Spirito Santo. Ecco, direi che questo è sostanzialmente un po' lo schema della legge. E Paolo, per dire che rifiuta questa impostazione dei giudei che entrano con le loro sapienze articolate, la loro complessità nel messaggio evangelico, usa una formula che poi ha avuto un successo un po' sinistro nella storia della Chiesa, e cioè chi presenta un Vangelo diverso sia anatema. Anatema vuol dire sia scomunicato, sia maledetto, sia fuori. Guardate che questa formula è stata usata fino al Concilio Vaticano I. E non solo per la verità di Cristo, ma per tutte le verità intorno alle verità di fede. Ecco, allora, qui non è il momento di trattare questo argomento, però questo è uno dei fondamenti di questo testo. E cioè c'è un solo dogma nella fede cristiana, che Cristo è Dio, è morto e risorto per noi. Attenzione, è lo stesso, eh? Ci rivela il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, forma la Chiesa, è presente nei sacramenti e riassume i comandamenti nella legge di amare il prossimo come se stessi. Siamo destinati alla resurrezione. Faccio notare che è lo stesso dogma che attraversa tutto. Si riesce a capire? Il dogmatismo invece è che si ferma una formula, uno ha detto questo, ha sbagliato, è eretico, e c'è questa caccia all'errore dogmatico. Il dogma è uno solo che si estende in tutto. Mi piacerebbe citare qualche maestro, ma i padri della Chiesa, Sant'Agostino e gli altri, nei moderni, grazie a questa intuizione, abbiamo avuto una figura straordinaria come quella di Newman. Quale, essendo un anglicano, professore di Oxford, lettore dei padri, della Bibbia, di tutto, nelle lingue originali, a un certo punto ad Oxford cercava insieme ad altri la linea giusta dell'anglicanesimo rispetto agli estremi papisti dommatici della Chiesa Cattolica e all'estremo libertario della sola parola, sola fede dei protestanti. Gli anglicani cercavano una via di mezzo. In realtà questa via di mezzo era il compromesso del loro re nel divorzio.
Però voi sapete che le questioni passionali, personali, egoistiche diventano poi questioni religiose. Questo è avvenuto 2000 anni che avviene questa cosa. Ci sono sempre dei risvolti di carattere politico che sostengono la diversità delle idee. E pensate cosa sta succedendo nell'ortodossia ora con l'Ucraina, la Russia e così via, che si giustificano a vicenda con questioni dogmatiche. Ora, Cardinal Newman, a 16 anni, leggendo un libro, tra parentesi, di Ugonotti, e la madre veniva dalla Francia, quindi era di origine ugonotta con la nonna, grande lettrice della Bibbia, praticamente legge questo libro e è affascinato dal dogma dell'incarnazione. Cioè il fatto che Gesù è l'uomo Dio per sempre. Lui è giovanissimo, 16 anni, capisce cosa vuol dire. E lo dice. Dice che questa verità, questa fede, questa luce che gli è entrata dentro nella mente, perché lo si vede, lo si constata, non tutti hanno questa luce ed è un dono di Dio. Credere che Gesù è Dio è una luce, è la luce della fede. Però accetta poi tutte le conseguenze. Perché si è fatto uomo e figlio di Dio? Perché ha patito? Perché è morto? Perché è risorto? E quindi che cosa si rivela di Dio? Il Padre, lo Spirito Santo? Cosa vuol dire la Chiesa in Cristo, il battesimo? Cioè, come vedete, Newman ha fatto una ricerca sui concili, leggendo tutte le opere, oltre la scrittura, tutte le opere dell'antichità, ed è arrivato alla conclusione che una via media non esiste. Tu puoi riproverare alla Chiesa la coerenza, puoi riproverare la coerenza, ma non la verità, perché la verità è nell'unica Chiesa di tutti. E gli apostoli, la fede trasmessa, sono garanti di questa verità. L'apostolo Paolo usa anatema e poi questo anatema è stato adoperato troppo, per cui un conto è la dommaticità, la verità fissa è che Gesù è Dio. E quindi quello che lui dice, se io dico io sono il pane di vita, Gesù è il pane di vita. Guardate che è molto forte questo punto. È un ritorno all'origine della fede nel suo aspetto sorgivo e iniziale. E qui comincia la fede. Questa è la fede dei cristiani, con tutte le conseguenze. Se Gesù è Dio e dice io sono il pane di vita, chi mangia di me vivrà di me, io mangiando il pane di vita ascolto Cristo che mi dice questo. Se Gesù mi dice io ti perdono i peccati, è Gesù che l'ha detto, io mi fido di lui. Ecco, volevo dire che il dogma è indispensabile perché è un dono di Dio. I doni di Dio sono definitivi. Se sei battezzato in Cristo, sei battezzato in Cristo per sempre. Ecco, naturalmente qui adesso sarebbe un tema da discutere, ma è questa l'importanza della lettura di Paolo. Paolo ha questa coscienza che Cristo è Dio, che rivela il Padre, e soprattutto c'è un altro grande tema che attraversa tutta la lettera ai Galati e secondo me è il tema per cui se tu leggi i commenti, penso ai commenti di Lutero, anche geniali, Lutero nonostante tutta la sua concitata vita in realtà era un professore, e quindi i suoi corsi poi furono stampati e devo dire in modo egregio. Io ho visitato la Warburg, dove raccolgono i testi stampati nel 500 da Lutero, e ovviamente l'arte della stampa aveva fatto dei progressi molto alti. Questo spiega molto la riforma. La riforma si è diffusa perché la gente comune ha avuto in mano una Bibbia tradotta. Questo fatto viene enfatizzato, ormai tutte le Bibbie sono tradotte. In Africa i miei amici africani la traducono senza fare rivoluzioni e la leggono nella loro lingua. Quindi, però, nei commentari di Lutero non trovi un tema espresso con la forza di Paolo, e cioè che il Vangelo non è solo Gesù Cristo che incarna il Padre e lo Spirito che ci porta, il Vangelo è grazia. Cioè ci viene riversato tramite il Vangelo una grazia infinita. Per noi indefinita, non sappiamo quanto. Però pensate che Paolo lo dice molto bene nella lettera ai Galati e nella lettera ai Romani, come già anche in altri testi, però qui focalizza
E Cristo è la sovrabbondanza di Dio rispetto al male. Dove il male abbonda c'è la redenzione. La redenzione è in atto, è già avvenuta ed è in atto, per cui un cristiano, anche quando vede il male, lo sperimenta o lo vede nel mondo, non ha l'idea che questo male sia vittorioso, mai. Perché il mondo è già stato redento. C'è già nel mondo una grazia sovrabbondante. Voi direte, ma com'è possibile? Ad Auschwitz e Roche. Questo è il tema. Questa è la sfida. Questo è il credere. Credere vuol dire che noi crediamo che la potenza di Dio e la storia che Dio conduce è destinata a rivelare questa sovrabbondanza. Ecco, io sto parlando, però se voi scorrete questo testo, vi accorgete che nel primo capitolo sottolinea che la giustificazione, per Paolo giustificare vuol dire rendere giusto e santo, salvare vuol dire, va bene? Avviene tramite la fede. L'uomo non si salva perché osserva la legge, ma si salva perché accoglie la salvezza di Cristo. Nel secondo capitolo, naturalmente bisogna, qui è misterioso, però è anche comprensibile perché lo sperimentiamo, il discepolo di Cristo vive in Cristo e muore con Lui, muore e risorge, ecco. Entra in un meccanismo, un impasto, nel quale la morte, la croce, ha un significato redentivo. E naturalmente poi, nei capitoli 3 o 4, affronta come un ex rabbino impastato di questa fede nuova il tema della legge e si osserva un passaggio che poi nei Romani è ancora più significativo. Non parla molto di Mosè, ne aveva parlato con i Corinzi, vi ricordate, prima e seconda ai Corinzi, ma invece qui parla di Abramo, perché Abramo non ha ricevuto la legge ma la promessa. Quindi praticamente entra in un vortice di ragionamenti che per noi non sono così rigorosi perché non seguono, diciamo, uno schema filosofico a cui forse un pochino con la nostra mentalità siamo abituati, no? Noi vorremmo dei discorsi logici, qui siamo di fronte a un mistero. Praticamente Paolo rivisita il tema della legge e dice: chi segue la legge è sotto la condanna di chi non lo osserva. Nella lettera ai Romani dirà addirittura che la forza del peccato è la legge, perché con un tratto di modernità assoluta Paolo dice: proibisci qualcosa a qualcuno che non vuol saperne, trasgredirà la legge apposta. Quando tu vai a obbligare una persona con la forza, con la violenza, quello si ribellerà ancora di più. Cioè praticamente la forza del peccato è la legge. Cioè, cosa vuol dire questo? Qualcuno ha trovato questi discorsi di Paolo un po' illogici. Qui siamo ai Galati, dove sono espressi con grande semplicità. Più complessa è la lettura delle lettere ai Romani, come vedremo, vedrà chi legge, no? Praticamente usa un metodo, secondo me, che è un metodo rabbinico, cioè collauda tutte le idee possibili. C'è il tema della legge, come mai la legge che ha valore deve finire? Deve finire, quindi devo buttarla via, non serve più la legge. Ma noi ci accorgiamo invece nell'educare i figli, no? Tutti, i bambini, devi continuare a dare comandi. E guarda caso è la mamma di solito che lo fa. Ma poi bisogna vedere se dai i comandi giusti, perché se per la mamma è più pericoloso sporcare in terra che ammazzare qualcuno, nell'educazione c'è uno squilibrio e noi siamo molto in questo squilibrio. Però non entriamo in questa casistica. Vuol dire praticamente che Paolo da rabbino analizza le diverse situazioni in cui ci si trova di fronte alla legge. Allora Cristo con il battesimo ci libera da questo legame, ma attenzione, questo non è, lo ripeto, qui lo dice molto bene nel capitolo 4 così, non si deve approfittare di questa libertà in Cristo per fare quello che si vuole. E Paolo introduce questa grande riflessione che anche nella lettera ai Romani poi diventerà un caposaldo del pensiero. L'uomo è dinamicamente diviso tra la carne e lo spirito. La carne ha i suoi desideri e non è solo il corpo, distinto dal corpo, la sessualità,
La carne vuol dire l'uomo che fa meno di Dio e che ha desideri diversi dall'uomo invece che segue lo Spirito. E qui Paolo procede all'analisi di questi due stati che poi nella stessa persona si combattono e fa un elenco anche qui degli inizi dell'uomo, l'impudicizia, le orge, le ubriachezze, le violenze e così via, che sono i frutti della carne. Chi semina nella carne miete corruzione, questo lì. E ci sono i frutti dello spirito, la benevolenza, la pace, la tranquillità, il dominio di sé, l'amore per i fratelli, il servizio più poveri e così via. Praticamente Paolo introduce una antropologia della tensione del credente tra il vivere senza lo spirito e vivere nello spirito, e diciamo sempre in quell'ottica che dove abbonda il male sovrabbonda la misericordia e sovrabbonda il bene. Direi un testo molto forte. Quindi Paolo spiega perché questi circoncisi che vengono per riproporre una rivisitazione del cristianesimo incastonandolo in un sistema culturale, sarebbe come dire oggi incastonare il cristianesimo in una visione o economica o sportiva o ludica della vita. Cioè questa è la vita, però il cristianesimo va bene, quindi i sacramenti, però non è capovolto il sistema, cioè prima c'è la salvezza, poi c'è il resto. Ecco, io penso che sia importante sottolineare alcuni testi della lettera ai Galati che sono molto, veramente molto importanti. Innanzitutto i primi due capitoli sono importanti perché Paolo, accusato di non essere un vero apostolo da questi sedicenti apostoli, racconta la sua vocazione, o meglio la sua chiamata, perché era già detto che la vocazione o conversione non si usa, ma la chiamata o vocazione di Paolo. Chi paragona questa descrizione per cui Paolo è preso sulla via di Damasco, poi a Damasco, poi va in Arabia, poi va a Gerusalemme, ritorna a Gerusalemme, messa in castone, in paragone con gli Atti degli Apostoli, non è perfettamente collimante. Cioè le due narrazioni non collimano perfettamente. Allora naturalmente qui dici, ecco, vedete, questo è un segno di inautenticità. Guardate che quando i testi non collimano vuol dire che non si sono copiati, vuol dire che vengono da diverse tradizioni e non sono questioni importanti come quella di dire che Cristo è colui che salva, capite? Sono questioni cronologiche, che sarà successo quello che è successo, però tutto sommato la narrazione percorre un filo tematico comune, e cioè il fatto che Paolo, pur essendo stato chiamato personalmente, si mette d'accordo con Pietro e con Giacomo soprattutto e qualcuno della cerchia importante che lui un po' critica. Poi c'è un punto in cui dice che lui ad Antiochia ha resistito in faccia a Pietro. Questo nella lettera ai Galati viene fuori questo messaggio, perché Pietro insieme con i cristiani che venivano dal paganesimo mangia, vive tranquillo. Arrivano alcuni di questi apostoli della chiesa di Gerusalemme, probabilmente erano della cerchia di Giacomo, e pretendono che, e Pietro comincia a mangiare alla giudaica. E allora Paolo pubblicamente lo dice, lo restiti in faccia a Pietro, cioè io davanti a lui ho opposto, lui anche Barnaba, che lui non deve comportarsi così. Quando è con gli ebrei fa l'ebreo, quando è con e lo riprovera. Quindi faccio notare la libertà di Paolo, che riconosce in Pietro l'autorità, ma che sul contenuto di Gesù Cristo non transige. Ecco, questo è un punto interessantissimo. Naturalmente chi vuol vedere solo il disaccordo della Chiesa qui trova di vedere che la nostra Chiesa è fin troppo tranquilla rispetto alla Chiesa dell'origine, però era una Chiesa che si motivava nello scontro. Questo mi sembra molto importante.
C'è poi un punto della lettera ai Galati, due punti direi, che concludo, vorrei sottolineare perché sono di un'importanza straordinaria, valgono alcuni altri testi che troviamo nel Nuovo Testamento per la loro forza. E cioè, il primo è il testo nel quale dice Paolo: quando venne la pienezza dei tempi, Dio mandò suo figlio, nato da donna, Maria, non si nomina mai Maria in San Paolo, nato da donna, nato sotto la legge, ebreo, per riscattare quelli che erano sotto la legge. Quindi Paolo qui descrive in modo molto alto un testo che ha fatto molto pensare, il fatto che quando Cristo viene la pienezza del tempo. Ecco, io ho un po' di nostalgia per questo testo perché è stato il primo testo della scrittura che ho commentato nella mia vita ufficialmente a un microfono, che mi trovavo in un servizio a una comunità di Alba, una comunità con l'handicap, era il primo dell'anno, si legge questo testo il primo dell'anno, e il padre che era lì mi ha obbligato a dire due parole all'omelia. Io, inesperto, ero ancora un chierico, ero appena entrato in seminario da 4 mesi, ho balbettato qualcosa e mi sono chiesto una cosa che anche oggi mi richiedo. Pienezza del tempo vuol dire che il tempo era pronto, i Romani, Cesare, Augusto, i grandi scrittori, i grandi pensatori, i filosofi già venuti, già Alessandro Magno, era così, e quindi Gesù è venuto nel tempo opportuno. Magari il tempo opportuno poteva essere anche questo, oppure 1000 anni prima, secondo me. O la pienezza del tempo c'è quando arriva Gesù. Lascio l'enigma ai interpreti, perché ci ho pensato, sono passati 2000 anni appena, quindi sono centinaia di generazioni. Questo è il primo grande testo, ma ce n'è un altro che secondo me è un testo futuribile. Cioè, questo testo di Paolo secondo me racchiude un impegno categorico della cristianità che conosce Gesù Cristo, che lo riconosce come vivo, come stiamo facendo noi adesso con Paolo, afferrati con Paolo da Gesù Cristo, ricordate il titolo. E cioè quando l'Apostolo Paolo dice che in Cristo, questa è la libertà, non c'è più né giudeo né greco, né schiavo né libero, né uomo né donna, ma tutti sono una cosa sola in Cristo, con una parafrasi, dopo lo sentirete letto il testo. Ecco, io credo che questo testo, attenzione, non è un invito al genere. Il genere è una forma di stupidità speculativa, cioè la perdita del senso, dello spessore di essere uomo e donna, o del valore che ha essere o ebreo o giudeo, o essere schiavo o essere libero. Vuol dire perdita del senso, vuol dire appiattimento, vuol dire perdere di vista la comprensione. Ma che uomo, donna, schiavo, libero, gli esseri umani abbiano lo stesso valore di fronte a Dio in Cristo, è un programma. Io sfido la storia a realizzare questo programma, che è l'egalité, fraternité, di realizzarlo senza Gesù Cristo. Ci hanno provato, rivoluzione francese. Ho detto l'altro giorno che la rivoluzione francese è ancora in corso, no? La vedete, con la sua ambiguità. Perché se è vero che con la rivoluzione francese libertà, uguaglianza, fraternità sono diventati poi dei motivi di progresso e così via, però l'ambiguità della violenza la vediamo anche in questi giorni, dove la libertà non ha senso. Se la libertà serve a distruggere, vuol dire che c'è qualcosa che non va bene, c'è qualcosa nell'aria che non va bene. Non va bene il fatto dell'assenza di Cristo, questo lo dice San Paolo. Buona lettura della lettera ai Galati. Ma quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a figli. E che voi siete figli, lo prova il fatto che Dio mandò nei nostri cuori lo spirito del suo figlio, il quale grida
Abba, padre. Quindi non sei più schiavo, ma figlio. E se figlio, sei anche erede per grazia di Dio.